Margherita e il Gallo, la commedia di Edoardo Erba, tra i più apprezzati autori contemporanei, cui testi sono tradotti e rappresentati in tutto il mondo, per la regia di Casimiro Gatto, è andata in scena al Sibaris ed inserita nel cartellone della 13ª stagione teatrale comunale di Castrovillari, organizzata dall'amministrazione comunale, assessorato allo spettacolo in collaborazione con l'Associazione Culturale Novecento e firmata dalla direzione artistica di Benedetto Castriota. Siamo lieti di aver ospitato anche quest'anno l'Associazione Culturale Prustum, personalmente il carissimo amico Casimiro Gatto, una commedia di Edoardo Erba, insomma, che allieterà i castrovillaresi qui al Teatro Sibaris. Un grossissimo riscontro di pubblico anche questa sera, quindi siamo felici di aver accolto favorevolmente anche un pubblico attento sulle compagnie di Castrovillari. La performance di A Prustum, ambientata nel Cinquecento, ruota attorno allo spregiudicato progetto di Annibale Guenzi, tipografo fiorentino, di concedere le virtù della moglie bianca al visconte Morello, famigerato gallo della zona, con la perversione dei piaceri del corpo da tergo pur di ottenere lavoro a corte. Ma no, perché anche lei tutto a cui pizzi. Ah. Ogni cosa è al suo posto, sì. Pronto direi, per l'uso. È una commedia molto divertente, ambientata nel Cinquecento, quindi c'è una riscrittura, una citazione delle commedie del Machiavelli e dell'Aretino. E la cosa è molto divertente, ci sono degli scambi di identità, perché racconta la storia di questa serva che lavora al servizio di uno stampatore che è in crisi col proprio lavoro. E a un certo punto, per una serie di vicissitudini, tutta la sua attività professionale dipenderà da un visconte cugino del principe che ha un vizio. È un vizio molto 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 particolare, nel senso che il visconte preferisce adottare alcune pratiche di seduzione che sono leggermente diverse da quelle normali. Io dovrei essere quella insidiata, in realtà grazie a un malore della mia contessa madre vado a fare un sostegno, per cui non sarò io. Forse sussiste ancora la possibilità che tu rimanga al nostro servizio. È vero? Ha fatto però che seguiti a competenza. Sì, sciore, è il Giuli. Sì, è il Giuli, anche a mo, e mo subito a cercare il pannoletto. No, dimmi. Rosso. Sì, sciore, rosso. Siamo in compagnia di Andrea Magnelli, lo scenografo di questa commedia che sta per andare in scena qui al Teatro Sibaris. Una bella scenografia, abbiamo subito notato quella, come è nata, insomma. Essendo una storia ambientata nel Cinquecento, una storia, una farsa, tutti questi personaggi ho pensato di metterli come affreschi dipinti su uno sfondo irreale. Tutto qui, molto semplice.